Il coronavirus continua a uccidere in tutto il mondo, ma molti di quelli che si sono ammalati sopravvivono. Quelli che state per scoprire in questo report hanno tutti vinto la loro battaglia contro la malattia. Dalla loro reclusione in tutta Europa ci raccontano della vita con il virus e dopo il virus. Il dolore era semplicemente straziante. Sentivo come se le mie articolazioni fossero in fiamme. Così, con il mal di testa martellante, andavo in letargia. Non riuscivo nemmeno a girarmi. Il dolore era troppo forte per girarmi. Vieni portato in una stanza di isolamento e tutti entrano in tute protettive. Mi hanno collegato ad una macchina e guardato i segni vitali e a quel punto mi hanno detto che il mio corpo non assorbiva il giusto livello di ossigeno, era criticamente basso e il mio polmone destro era collassato, il sinistro non andava per niente bene. Trovarsi in quella situazione quando si è malati con qualcosa di potenzialmente letale è assolutamente terrificante. Quindi penso che per me, come genitore, avere Ayla intorno, devo pensare a lei che ha bisogno di essere accudita e questo in realtà mi ha aiutato un bel po'. La malattia si evolve molto lentamente e non si sa quando finirà. La cosa più difficile, mentalmente, è accettare che non si sa per quanto tempo si avrà il coronavirus. Sono rimasto infettato per 31 giorni. Per me la cosa più difficile era sapere che nella mia unità di rianimazione c'era bisogno di aiuto e che ero confinata a casa, asintomatica, e non ero in grado di fare il mio lavoro. È difficile per i miei colleghi, per noi. Le condizioni di lavoro sono molto particolari, ma il nostro lavoro. La notte in cui abbiamo avuto un decesso, era un signore anziano, era un mio paziente, siamo andati da lui, gli abbiamo tenuto la mano, gli abbiamo detto che la sua famiglia avrebbe voluto esserci, che non poteva esserci, non perché non volesse, ma per obbligo. E almeno abbiamo accompagnato gli ultimi 5 minuti della sua vita. Com'è stato quando ti hanno detto che eri guarito? Wow, è stato straordinario, così commovente, impressionante. Finalmente avrei potuto vedere la mia famiglia dopo quasi un mese. È stato un momento incredibile, non lo dimenticherò mai. Mi sono sentita davvero fortunata, davvero privilegiata ad essere quella statistica positiva. E mio figlio ha detto, cavolo, questo è il più bel regalo di sempre, mamma. È un regalo migliore del Lego. Sì, è stato davvero speciale. Terrò per sempre nel cuore quell'abbraccio. È stato fantastico. L'altra parte è l'ignoto. Non si sa quali siano gli effetti a lungo termine. Non sai cosa significa. Riesci forse a capirlo di nuovo? Ma rimango sempre positivo e ogni volta che ho un momento di depressione torno a quello. Pensi che ci sia stato qualcosa di positivo in questa esperienza? Le cose che vuoi fare, ogni piccola cosa che hai sempre messo da parte o che non hai fatto o di cui non ti è mai importato, improvvisamente la vuoi fare. Vuoi cambiare, diventare questa persona migliore, una persona migliore per gli altri e per chi ti sta intorno, non da un punto di vista egoistico, ma per te, vuoi fare la differenza. Le persone che lavorano negli ospedali sono meravigliose. Quelle persone, il modo in cui lavorano, ora sono nel mio cuore e lo saranno per sempre, perché questo è un lato meraviglioso dell'aver vissuto con il coronavirus. Anche la riflessione di quanto io fossi fortunato e appunto come deve essere più dura per quelli che magari non hanno accesso del tutto alla sanità, come per molti migranti irregolari o che hanno paura, no, ad accedere alla sanità. Mi sono sentita estremamente e in maniera sublime trasportata dai miei parenti. Mi sentivo davvero che loro erano collettivamente una forza di energia positiva per me. Penso che sia bello che altre persone là fuori facciano cose come andare a fare la spesa, lasciare le loro case e fare queste cose per noi. Rischiano un po' del loro tempo e rischiano anche di prendere il virus. E se ci chiedono di farlo per loro, noi diremmo di sì, perché l'hanno fatto per noi. Il nostro pianeta ha ritrovato il suo respiro dopo le varie misure di confinamento in tutto il mondo, dopo la chiusura di molte fabbriche, degli aeroporti. Tutte queste cose hanno ridotto drasticamente le emissioni di CO2 che inquinano la nostra aria. E tutto questo ci insegna che dobbiamo preservare la nostra grande casa.
Lucy, se avessi un solo messaggio da trasmettere a tutti. Restate a casa, per quel che ci riguarda a livello individuale è l'unica cosa che possiamo fare per fermarlo, perché non voglio dover chiedere, preferisci che intubiamo tuo padre o tua madre, perché ho un solo tubo, ho due pazienti e un tubo, ho un solo ventilatore che abbiamo scelto, tuo padre, tua madre, chi preferisci, e questo è orribile. Questo viene da una persona che ha combattuto il coronavirus e ha vinto, infatti ha vinto dopo una battaglia molto difficile. Dobbiamo restare a casa. Forse qualcuno non vuole proteggersi, forse qualcuno vuole farsi del male, ma non ha il diritto di nuocere alla salute pubblica, di nuocere alla società. Assaporate questi momenti, abbracciate i vostri figli, chiamate i vostri nonni, fate sapere alla gente che l'amate, che sei lì, che ti mancano, che ti prendi cura di loro. Sì, decisamente. Ma soprattutto c'è un messaggio di speranza, e che è possibile superare la malattia in buone condizioni. Questo è ciò che è veramente importante, non essere fatalista e pensare che tutto sia finito. No, non è vero. Penso che sia importante mantenere una mentalità positiva e questo aiuta a tornare a una vita normale. Il faut conserver le moral e moyennant quoi ça favorise quand même le retour à une vie normale. Aumentare le nostre energie, aumentare la nostra immunità attraverso una mentalità positiva, per quanto possibile, è fondamentale, credo. Grazie per questo report positivo, credo che sia necessario, è essenziale, deve essere ripetuto, ce la faremo, certo che ce la faremo. Bisogna pensare non solo a noi, non solo ai nostri paesi, ma al mondo come un'unica cosa, perché se no queste cose continueranno a succedere, c'è necessità di lavorare insieme su queste cose, no? Il mondo intero deve rallentare e noi possiamo ancora comunicare. Abbiamo la benedizione di comunicare attraverso la tecnologia digitale in tutto il mondo, non abbiamo bisogno di muoverci così velocemente, di viaggiare così tanto e di consumare così tanto. Sono d'accordo,